Benvenuto Alessandro Ghinelli, sindaco di Ben Arezzo, trovati. il prossimo candidato alle prossime elezioni. Allora, inizierei subito con una curiosità. Chi è Alessandro Ghinelli che dopo il primo mandato decide di ricandidarsi per un secondo? Chi è? È un ex professore universitario, un ingegnere, quello non si finisce mai di esserlo, che è stato sindaco per 5 anni. È una persona che si è appassionata a questo lavoro veramente tantissimo, che ha lavorato per una vita, devo dire, anche quando facevo l'ingegnere, quando ero professore universitario, per gli altri, perché è quello che mi dà la massima soddisfazione. L'ho fatto anche da sindaco e credo che potrei continuare a dare il mio contributo positivo a questa città anche per i prossimi 5. Per questo chiederò agli elettori di votarmi. Bene, senta sindaco, io le faccio una breve cronistoria, poi se lei mi fa un piccolo commento. Allora, gennaio-febbraio esce la sua candidatura, avvertita forte, come una candidatura forte. E poi c'è il periodo del coronavirus con le sue dirette, lei effettivamente entra in tutti i telefonini dei suoi concittadini. Diciamo che riesce in una bella impresa perché entra veramente in empatia penso, con tutti i suoi concittadini. Chi è che non ha visto quelle dirette? La regia, diciamo, è del Comanducci, se non sbaglio, no? Quindi Marcello ha contribuito molto perché è anche molto bravo, direi. Poi arriviamo verso la fine di maggio e obiettivamente si parlava di avere elezioni a luglio più o meno e tutti davano lei come vincitore. Insomma, se si doveva scommettere, avrebbero scommesso molti che lei passava al primo turno, era sindaco al primo turno. Poi con la fine di maggio c'è le dimissioni di Comanducci, che per motivi di lavoro chiaramente, però mi sembra anche che si sia un po' allontanato perlomeno dalla politica, dal suo gruppo. Poi arriva la seconda metà di giugno che cominciano i dolori. Prima la chiusura delle indagini da parte della Procura con le note vicende giudiziarie, che è inutile ripetere. E poi le dimissioni del suo vice sindaco con uno strascico polemico. E poi arriva la conferma della sua candidatura. E nei giorni scorsi c'è stato Forza Italia che ha confermato che lei è il candidato, però ci sono stati dei distinguo, insomma delle parole di distinguo. Poi è venuto Salvini con la sua polemica. Verso i PM, ecco, allora la mia domanda, ecco, se lei ci può commentare tutto questo passaggio, cioè questa ricostruzione, intanto se è corretta e cosa ci può dire? Dunque, allora, c'è un punto che non è corretto, chiariamolo subito. Gianfrancesco Cammurini non si è dimesso. Tu hai parlato di dimissioni, ma non si è dimesso. No, sì, ho sbagliato, non. Diciamo che la ricostruzione che hai fatto è sostanzialmente corretta, però vorrei precisare un punto. Le mie dirette con i cittadini, che sono un'idea mia, alla quale poi Marcello Comanducci ha dato gambe, sono nate per effetto della necessità di informare i cittadini circa quello che stava avvenendo giorno per giorno, perché di fatto questo paese, quindi anche Arezzo, ha purtroppo dovuto vivere giorno per giorno l'emergenza Covid, nel senso che un giorno sì, un giorno no, Conte usciva Sindaco, con scusi, la interrompo, ma le ho messo i commenti, le volevo dire che passo i commenti, non so se li vede, comunque io glieli un faccio commento passare. molto positivo, ma non lo ripeto No, ovviamente. ok, va bene, quindi insomma, Dunque, scusi, eh. dicevo che c'era l'esigenza di informare i cittadini di quello che stava avvenendo, perché non tutti le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri erano in grado di conoscerle nella loro insorgenza, capire quali ricadute potevano avere o potevano non avere. E quindi io ho fatto con spirito di servizio quelle trasmissioni. Come giustamente tu dici, c'è stata una grande, diciamo, empatia da parte dei cittadini e mia nei confronti dei cittadini, ma questa è una conseguenza, non è
la causa motrice. Io ho fatto quello che mi sentivo di dover fare e l'ho fatto nel miglior modo possibile, cercando ogni volta di dare il giusto consiglio a tutta la città, perché poi alla fine quello che era il mio obiettivo, il mio scopo era informare e dare una voce di conforto ai cittadini che erano veramente disorientati. Ma tu pensa alla gente che dall'oggi al domani si ritrova chiusa in casa, non sa perché, non sa che cosa gli può accadere se esce, non sa come fare andare a fare la spesa, non sa come fare andare in farmacia a comprare le medicine. E quindi questo mio, diciamo, continuo tutte le sere alla stessa ora aggiornamento aveva veramente uno scopo di servizio. Che poi questo abbia portato anche una popolarità, talché qualcuno ha detto, dice, ma se si va a votare il Ghinelli vince al primo turno con una bella percentuale, forse è anche vero, ma siccome quello non era il motivo, nel momento in cui è venuta meno l'emergenza, io ho allentato la presa, non è che mi sono aggrappato al coronavirus per il gusto di rimanere comunque presente nelle case dei cittadini. E quindi oggi io li vedo una volta alla settimana per dare notizie, incidentalmente anche del coronavirus, perché c'è sempre comunque qualche numero da dover riferire, ma sostanzialmente per parlare della nostra città, di quello che è avvenuto in una settimana, di quello che ci aspetta nella settimana successiva, e quindi per fare un po' di informazione, che poi questa informazione in qualche maniera contenga anche, finora non l'ho fatto, un messaggio elettorale, forse sarà vero da quando ci saranno quando sapremo quando si vota. Io ancora non so quando si vota, quindi in realtà continuo a fare il sindaco, anche se qui stasera sono da candidato e va bene e mi propongo come tale, ma in realtà il mio tema oggi è ancora quello di governare una città, di amministrarla e portarla il meglio possibile al momento in cui qualcuno mi dovrà dire se devo continuare o non devo continuare. Questi saranno i cittadini, indubbiamente. Sì, ecco, io non era tanto rivolto, non facevo una critica, anche perché poi io credo che tutto sommato ognuno in politica usa anche i mezzi che ha a disposizione. Il beneficio è andato a tutti i politici, di qualunque chi amministrava nel momento del coronavirus sicuramente si è trovato in una posizione di vantaggio, ma questo mi sembra legittimo, no? Però ecco, in merito, io la mia considerazione era un po' più, volevo capire oggi, allora, mettiamola così, dopo queste vicende, si sente forte come era a fine maggio, o si sente, quindi ai fini delle prossime elezioni, o si sente un po' meno forte? Giusta la domanda, non l'avevo colto questa sottigliezza. Allora, io personalmente, la mia autostima non si è modificata, è sempre la stessa, sono abbastanza coriaceo da questo punto di vista. Se la domanda è volta a capire quello che mi sta intorno, come si sta muovendo, direi che si sta muovendo con la stessa convinzione che aveva prima del coronavirus. I distinguo che lei ha letto nelle parole di illustri esponenti di Forza Italia sono la logica conseguenza di essersi ritrovati loro malgrado all'interno di una indagine nella quale sono soltanto dei testimoni o delle persone informate sui fatti, non hanno alcuna rilevanza, e sono stati dalle intercettazioni che sono giunte sul tavolo della Digos nominati, quindi si sono sentiti giustamente dal loro punto di vista anche un po' irritati, ma non è che ce l'hanno con me assolutamente. L'onorevole Mugnai e l'onorevole Dettore sono due amici, sono due parlamentari che sono stati eletti un pochino anche grazie al lavoro che l'amministrazione comunale di Arezzo ha fatto, se si guardano i risultati in città, e quindi io mi sento sostenuto come ero sostenuto prima del Covid e anche a fine maggio. E poi il panorama in questo momento si stia movimentando per effetto di questa formazione di liste, di varia centratura politica, mi riferisco in particolare a quella di Marco Donati, che qualcuno mi dice, ma lui non è di sinistra, non è di destra, e quindi potrebbe erodere una parte di voti al centrodestra. Mi dicono un po' poco a me alla fine, nel senso che Marco Donati anzitutto è una brava persona che io rispetto profondamente, è stato deputato del Partito Democratico, quindi la sua origine politica secondo me ha pochi dubbi, e lui cercherà di prendere il maggior numero di voti possibili, così cercherò di prendere io, così come cercheranno di prendere gli altri sei candidati a sindaco. Quindi non vedo un quadro fortemente cambiato, vedo un quadro che si comincia a agitare perché ci sono le elezioni in vista e quindi ognuno tira acqua al suo mulino, però fa parte del gioco, io guardi, sono assolutamente tranquillo. Ecco, però così il distinguo, diciamo che
Gamurrini, ecco, non si sarà dimesso da assessore, però mi sembra sia uscito dal gruppo, non so, avevate un gruppo politico, eccetera. Lui non, ecco, anche lui non è un, non provoca un indebolimento della sua posizione o no, è rilevante? No, nel senso che Gianfrancesco già nel gennaio, sì, era mi pare il 29 di gennaio, qualcosa del genere, lui rilasciò un'intervista alla Nazione, a Sergio Rossi, nella quale chiarì con estrema puntualità il fatto che lui, avendo un seguito in città di persone che lo stimano, che gli vogliono bene, che ne riconoscono le capacità, avrebbe fatto una lista di supporto a me, così si era espresso allora, una lista civica, quindi puramente civica, e lui chiarì anche con molta puntualità che non era la lista del sindaco, che non è, io mi ricordo anche la frase, che non era la casa di Chinelli. E quindi lui, lo sapevamo già, che aveva una sua forma politica diversa, che era quella di partecipare alle elezioni con una sua formazione politica che avrebbe condotto comunque in supporto mio e quindi dentro la coalizione di centrodestra. Poi nel tempo lui ha un po' modificato questa sua convinzione, devo dire anche a seguito di colloqui che ha avuto con me, ma in maniera del tutto tranquilla. Cioè io e Gianfrancesco poi alla fine non si è mai litigato. Abbiamo visioni diverse della politica, abbiamo visioni diverse della, non dico della città, ma insomma di alcuni modi di affrontare certi temi cruciali per la città, ma questo non toglie che ci sia comunque a livello personale una stima tra me e Gianfrancesco Camurrini che credo vada al di là delle dichiarazioni di momento che anche lui ha rilasciato, forse facendosi prendere dalla foga e dall'enfasi una settimana fa, e sulle quali spero che prima o poi ci sarà un chiarimento da parte sua. Per il resto io vado avanti per la mia strada. Se lui poi ora, come leggo, si presenterà con la Lega, va benissimo, nel senso che se lui ha un seguito lo spenderà, anziché con una sua lista civica in supporto dentro la coalizione di Alessandro Chinelli, lo spenderà dentro la Lega, comunque in supporto di Alessandro Chinelli. Quindi non ci vedo veramente nulla di strano. Che poi lui si cerchi una sua autonomia attraverso la Lega per tentare anche la carta regionale, non va bene, va benissimo. Cioè sarebbe, se ci riuscisse, un altro aretino che siede a Palazzo Pianciatichi, quindi dov'è il problema? Non lo vedo proprio. Bene, e invece vengo alla nota più dolente, la conclusione delle indagini, e ecco, quella non, anche quella non incide, non, pensa che non avrà nessun effetto nella sua campagna elettorale? Beh, quella diciamo è una vicenda non particolarmente felice per me. Trovarmi nel mezzo di un'indagine chiaramente non è un fatto positivo, ma non lo subisco. Io so benissimo quello che ho fatto e sono in grado di rispondere di quello che ho fatto ai magistrati. Ne ho dato pubblica spiegazione per ben due volte in Consiglio Comunale rispetto alle accuse, rispetto ai sospetti che ancora aleggiano sopra la mia testa, rispetto ai quali i magistrati hanno concluso le indagini, la Digos ha concluso le indagini e diciamo c'è il periodo in cui le parti coinvolte, tra cui il sottoscritto, possono chiedere l'accesso agli atti e possono chiedere di essere sentiti, ed è quello che in questo momento i miei avvocati stanno valutando. Devo dire che non è che non gli do importanza a questa cosa, però come ho avuto modo di dire anche in Consiglio Comunale, io in questo momento sono ancora il sindaco di Arezzo, quindi io devo continuare a fare il mio dovere di amministratore, continuo ad amministrare questa città in maniera al meglio delle mie possibilità, con una squadra politica che mi sostiene senza condizionamento alcuno, anzi colgo l'occasione, visto che è la prima volta che mi presento in una televisione da candidato, di ringraziare i gruppi politici di maggioranza in Consiglio Comunale che hanno sempre supportato l'azione politica che la Giunta, che ho l'onore di presiedere, ha costantemente proposto. Quindi c'è una sintonia di vedute, c'è una sintonia di obiettivi, c'è una sintonia di anche umana tra le persone che non può che farmi ritenere un uomo fortunato. Io ho guidato questa città con la stessa giunta dall'inizio alla fine, non è cambiato nulla, salvo Marcello Comanducci che ha dovuto per motivi suoi allontanarsi. Non ci sono stati avvicendamenti importanti nemmeno dal punto di vista della diciamo rappresentanza consiliare, non ci sono mai stati distinguo nelle votazioni che hanno riguardato le delibere che abbiamo proposto al Consiglio Comunale, non c'è mai stato il minimo screzio. Quindi io ritengo di essere un sindaco fortunato se penso a come vanno avanti le amministrazioni, ma non di centrodestra, di centrodestra, di centrosinistra, di qualsiasi caratura politica, che hanno una forte connotazione politica, vedo che la litigiosità è molto molto più elevata.
alle nostre latitudini con questa caratterizzazione certamente forte della lista civica Oraghinelli, le cose sono andate bene, stanno andando bene, e se qualcuno vorrà confermarmi la fiducia continueranno ad andare bene. Senta, Sindaco, ora lei ha detto che pensa che i suoi avvocati chiederanno di essere, farla sentire dai pubblici ministeri. Penso di sì, però prima devo leggersi. Me ne guardo bene da chiederle questo, però le volevo dire, ma ecco, Salvini, che proprio mi sembra martedì, viene qui e usa delle parole forti contro la procura in relazione a questo, pensa che le ha fatto un bel servizio o forse insomma era meglio se evitava? Allora, siccome io sono in questo molto mazziniano, guardo molto meno all'obiettivo, molto più al percorso. Allora, lui ha fatto qualcosa, ritengo, nella convinzione di fare qualche cosa che mi potesse non essere utile, ma che fosse una presa di posizione dell'uomo civile che dice lasciate lavorare il sindaco Ghinelli. Questo è il messaggio positivo che io colgo dalle sue parole. Il fatto che poi lui dica che gli stessi magistrati che oggi inquisiscono me sono gli stessi che hanno avuto delle inerzie a suo dire sulla vicenda Banca Etruria è un'aggiunta che forse non ha fatto comodo, perché sicuramente è irritato la magistratura, ma diciamo io prima di tutto ne sono fuori, nel senso che è un'affermazione che ha fatto Matteo, ma l'ha fatta in buona fede, secondo me l'ha fatta con la foga dell'oratore che si diciamo fa prendere un po' la mano anche dall'ambiente in cui si trova, ma non ci trovo nulla di particolarmente devastante. Forse sarebbe stato meglio se quell'appunto non l'avesse fatto, ma non mi sento di dire che mi abbia annociuto, non credo proprio. Comunque lei non lo pensa quello della magistratura, tanto per chiarire. Io ho massima fiducia nella magistratura, in questo momento sono oggetto delle loro indagini e pertanto ritengo che facciano correttamente il loro lavoro. Quello che mi auspico è che il lavoro della magistratura legittimo, che io sostengo sempre, in questo diciamo se dobbiamo trovare un paragone sono come Voltaire, sosterrò sempre la tua idea anche se mi dovesse costare la vita, sosterrò sempre il fatto che tu la possa esprimere, vorrei che magari le indagini in qualche maniera non si sovrapponessero al tessuto della campagna elettorale, ecco, questo sì. Allora, senta Sindaco, per le nomine nelle partecipate normalmente sono uno scambio, no? C'è un certo scambio tra chi ha sostenuto la lista che ha vinto, c'è una ripartizione, no? Tra i componenti. Per scambio parlerei di ripartizione. Scambio, sì, brutta parola. Scambio, brutta parola, sì, ha ragione, ma... Mi confondo un po' a parlare con lei. Comunque, indipendentemente da in base, ecco, diciamo, la forza politica che uno ha ottiene più incarichi, mettiamola così, che comunque sono fiduciari, eccetera. Ecco, lei se diventa sindaco, che criteri utilizzerà questa volta per nominare chi deve nominare nelle partecipate? Allora, fatte le dovute eccezioni, perché le eccezioni poi ci sono sempre, in casa di tutti, e non mi fate fare nomi perché sarebbe imbarazzante, il criterio che io ho cercato di privilegiare per primo è il criterio della competenza più che dell'appartenenza. Siccome tutti i partiti hanno una base elettorale, diciamo, che si stende sul tessuto sociale di questa città, ogni partito nell'ambito di quelle che erano le sue prerogative mi ha dato dei nomi che avevano in sé le caratteristiche della competenza oltre che naturalmente dell'appartenenza, ma io ho cercato sempre di nominare persone che fossero la persona giusta nel posto giusto, con qualche eccezione che ci può sempre stare, e nel mio secondo mandato farò altrettanto. Ovviamente cercherò di fare un po' più di attenzione soprattutto per l'analisi dei curricula, ma soprattutto anche per capire le persone che abbiamo d'attorno come pensano di relazionarsi con l'amministrazione. Un'altra cosa è certa, la continua e costante vigilanza sulle partecipate, che passa attraverso un assessorato che si occupa di queste, sarà sicuramente esaltata da un punto di vista dell'attenzione, visti i precedenti, ma nulla di veramente stravolgente rispetto al mandato che si sta per concludere. Bene, cioè che vuol dire
ce lo spiega meglio questo, l'assessore, che vuol dire in che senso questo assessorato farà le verifiche? Allora, come si dice, quando si nomina una persona in una società come ad esempio amministratore unico e ci si fida di questa persona fa le sue scelte che normalmente si confronta con l'amministrazione. Nel recente passato questo non è avvenuto con puntualità, nel senso che certe cose sono sfuggite dall'orbita, tra virgolette, di controllo dell'amministrazione che aveva nominato quella carica in quella società. E questo perché? Perché c'era un rapporto fiduciario e quindi non c'era la necessità momento per momento di andare a vedere che cosa si faceva in quella particolare società o in quell'altra. Di molte società, io, fidandomi dei loro amministratori, non sto a chiedere, e nemmeno il mio assessore Alberto Merelli sta a chiedere settimana per settimana quello che avviene. Ci si ritrova una volta ogni tanto per fare il punto della situazione e capire su quali linee ci si sta muovendo, date le linee guida che abbiamo dato a inizio mandato. Questo controllo su quello che avviene in futuro sarà più puntuale, visto che c'è stata qualche smagliatura circa un anno e mezzo fa. Bene, senta Sindaco, le dico tre. Allora, il mercato orafo sta vivendo una crisi drammatica e l'agricoltura sta vivendo un altro momento difficile, e anche Arezzo è una città comunque agricola. E le metto anche l'arretratezza della rete digitale. Allora, prima di tutto, un sindaco si deve occupare di queste questioni in prima persona, e anche perché, per esempio, le dico, il settore orafo è una peculiarità aretina, perché esistono altre città in cui c'è un settore orafo, ma è completamente diversa dal nostro. Quindi, cosa ha fatto e soprattutto cosa intende fare per questi tre, le ho dato tre settori, perché poi sappiamo benissimo che il settore del turismo è in una crisi spaventosa, ma ecco, mi interessava capire rispetto, perché si sente parlare poco, no, del sindaco che prende in mano la situazione del mercato orafo, perché ricordiamoci, dà lavoro a circa 10.000 persone direttamente, poi c'è tutto, cioè, e quindi insomma penso che una città senza mercato orafo in questo momento non so come si potrebbe amministrare. Certamente, guarda, il sindaco però su una questione come quella del mercato orafo ha veramente scarsa capacità di incidere. Sicuramente può creare i presupposti perché il mercato si svolga correttamente, che ci siano gli incentivi giusti, che ci siano le modalità giuste per produrre. Non a caso l'amministrazione comunale, in senso lato, e non soltanto per quello che riguarda le aziende orafo, anzi per queste meno che per altre, ma ha messo in piedi una manovra da 4 milioni e mezzo per sostenere famiglie e imprenditori, per consentir loro di uscire da questa crisi in cui ci si sta trovando in questo momento. Sul settore orafo, dico la verità, io sono rimasto malissimo dell'annullamento completo di Oro Arezzo, che era invece stato riprogrammato proprio intorno alla, se non ricordo male, al 20-21 di luglio, e è stato invece annullato circa due settimane fa. Il mercato orafo in quanto mercato sfugge al controllo dell'amministrazione comunale. Quello che noi possiamo fare è creare i presupposti perché gli operatori continuino a lavorare bene, e in questo le categorie ci possono dare delle indicazioni su quello che dovremmo fare per aiutarli. Io in più di un'occasione ho sostenuto, anche se non ho trovato una grande approvazione di questa mia linea, quando la Camera di Commercio ha riunito tutti gli operatori, ma non soltanto del settore operativo, del settore produttivo, di fatto sono venute varie richieste che sono poi state veicolate attraverso il parlamentare che era presente a quella riunione e che ne ha fatto oggetto di un emendamento in Commissione Bilancio a uno dei tanti decreti legge che stavano per uscire. Di fatto io ritengo che uno dei punti sui quali dovrebbe agire il governo, e quindi non il sindaco, però il sindaco che lo dice, quindi un certo peso ce l'ha, è quello del sistema creditizio. Cioè, le nostre aziende in questo momento hanno bisogno di un accesso al credito facilitato e rapido, perché se il credito loro lo ottengono tra
un mese è già troppo tardi, lo devono ottenere adesso. E quindi io questo l'ho detto e ridetto e sostenuto, ma non ho avuto grandi, diciamo, ritorni dal punto di vista del sistema bancario, anche perché io posso incidere poco, io posso anche mettere davanti al tavolo di un gruppo bancario importante per questa città, ma più che avere un'espressione di simpatia, credo non potrò ottenere. Forse il nostro Parlamento, se vara delle regole che ridisegnano il sistema del credito senza passare dal solito sistema burocratico, come adesso sta avvenendo, perché il governo ha detto noi vi diamo garanzie, i famosi 40 miliardi messi a disposizione in termini di credito in realtà non sono mai stati o sono stati erogati con grande lentezza, per cui le aziende con cui io ho parlato mi hanno detto ma qui non serve a niente questa operazione, perché noi abbiamo bisogno oggi di soldi, e ancora oggi noi portiamo un sistema di garanzie che portiamo noi direttamente come azienda, non perché il governo ci dà la possibilità di far da garante rispetto a un ritorno che comunque noi dobbiamo produrre. Quindi, per tornare a bomba, il sindaco può sollecitare, può stimolare, ma non è che materialmente può fare qualcosa. Certo, se mi si chiedono delle azioni concrete, dirette, e mi si suggerisce anche quali sono, io me ne posso fare portavoce, ma non posso certamente sovvertire un sistema rispetto a quelle che sono le attuali esigenze, e ripeto, secondo me sono incentrate sulla difficoltà del sistema dell'accesso al sistema creditizio, che possano avere un qualche successo. Il sistema turistico è in sofferenza, lo sappiamo tutti. Rispetto a questo, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto la prima fiera antiquaria all'aperto di tutta Italia. Stiamo facendo manifestazioni all'anfiteatro, abbiamo programmato 18 eventi all'anfiteatro tra luglio e agosto. Stiamo proponendo ancora una volta la città come un momento di eccellenza che oltretutto si presenta con virus diciamo sostanzialmente pari a zero ormai da settimane. È un bel biglietto da visita. Mi aspetto che, sempre con le cautele che dobbiamo necessariamente mantenere, e su questo devo dire che sono d'accordo col prefetto quando queste cautele ci spinge a tenerle, dobbiamo proporci, ed è quello che stiamo facendo. Sindaco, io continuo a mettere, vedo solo commenti insomma favorevoli. Ecco, l'agricoltura lei però non mi ha risposto. Non ho detto nulla. Ma no, ecco, le aggiungo due cose dell'agricoltura, no? E una, ad esempio, che è collegata alla filiera turistica, il problema è che le nostre cantine non riescono a vendere il vino. Esatto, è un bel problema. E negli ultimi anni era stato investito molto nel vino. Poi il problema degli ungolati, cioè le nostre campagne, anche quelle intorno a Arezzo, c'è una forma di incastellamento delle produzioni, cioè se si vuole produrre qualcosa bisogna recintare con delle reti di ferro sempre più alte, sempre più forti. Ecco, e il problema dei cinghiali chiaramente presto sarà anche un problema della città, perché questi cinghiali a forza di recintare verranno in città. Ecco, allora cosa pensa di fare anche qui? Perché allora, per quello che riguarda la produzione del vino, anche questo è un tema che so benissimo che non riescono a vendere, tant'è vero che proprio questa mattina qualcuno mi ha detto e ora la vendemmia del 2020 non la si mette, non ci sa neanche più lo spazio per mettere il vino. Allora, bisogna cercare di produrre, diciamo, di proporre il sistema anche del vino di qualità che si produce nelle nostre campagne, nella nostra città, nella nostra provincia, come prodotto di eccellenza. Bisogna tornare a proporre Arezzo come città d'eccellenza per il turismo anche agroalimentare, e quindi dalla presenza qui di turisti le cantine possono aprirsi e possono fare quel marketing che normalmente facevano e che non sono riuscite a fare negli ultimi 4 mesi. Uno. Due, riaccedere ai mercati internazionali. Anche questo è stato uno stop importante. Dobbiamo fare in modo che il tutto rifunzioni. Ora, su questo si innesta un tema che non è solo aretino, nemmeno italiano, ma è mondiale. Il fatto che lo sviluppo del virus è, diciamo, non in onda tra un paese e l'altro. Vedete che noi siamo usciti, stiamo uscendo ormai definitivamente dal tema contagio. Gli Stati Uniti, che sono uno dei nostri mercati più importanti per il vino, ci è entrato fino al collo. E loro chiaramente sono in difficoltà ad acquistare vino in questo momento. Tra l'altro anche il passaggio di persone e cose tra Stati Uniti, Italia o Europa, area Schengen, è molto molto difficoltoso. Che cosa può fare il sindaco? Continuare nella politica di
turismo e turismo culturale, perché il bere e il ben mangiare fa parte della cultura di questa terra, per proporre ancora una volta Arezzo come elemento di eccellenza in un panorama italiano ed europeo. Per quello che riguarda l'altra cosa che mi hai chiesto, qual è? Il problema degli ungulati. Gli ungulati, maledizione, gli ungulati. Ne sono vittima anch'io. Ho una bella casa nella campagna della Val di Chiana che è devastata dagli ungulati. Purtroppo questa è una conseguenza di scelte scellerate degli anni passati a livello provinciale, io non ho dubbio su questo. Quello che è stato fatto per il ripopolamento e l'incentivazione della caccia purtroppo si è scontrato con una proliferazione al di sopra delle aspettative, quindi sono stati commessi errori di valutazione, per cui noi abbiamo le campagne che sono assolutamente eccessivamente popolate di ungulati. Io credo che si debba andare ai ripari, e cioè prima di tutto si debbano fare delle campagne di abbattimento sistemico di questi animali. Lo dico da ex cacciatore, lo dico, ma non per sostenere la caccia, lo dico perché ce ne sono troppi in questo momento. Non possiamo fare diversamente che pensare a un sistema di abbattimenti forti. L'altra sera, quando eravamo a cena con Salvini, c'è stata mezza tavolata che si è affacciata a una terrazza perché di sotto c'erano due famiglie di ungulati, perché ormai sono arrivati alle soglie della città e tra poco entreranno dentro la città. Quindi credo che si debbano prendere dei provvedimenti a livello, sapete che il Comune non ha competenza su questo, a livello soprattutto regionale, devono essere dati degli aiuti alle province, e qui chiederò all'amica Silvia Chiassai di coinvolgermi se necessario per andare a batter cassa dal governatore per trovare il sistema di ridurre i problemi che questi ungulati ci stanno proponendo in questo periodo. Sì, anch'io ne subisco le conseguenze, vivo oramai circondato e tutto il recinto, veramente una cosa orrenda. E molto velocemente, Sindaco, il coronavirus ha messo a nudo che il settore turistico, la filiera turistica ha subito un gravissimo contraccolpo. Allora, velocemente le volevo chiedere, Arezzo ha puntato molto sul turismo. Non pensa che sia il caso di rivedere questa scelta, magari a favore proprio del sostegno al manifatturiero, che forse tutto sommato poi è quello che ha tirato fuori l'Italia dalla miseria e l'ha fatta ricca? Allora, la domanda è più che pertinente e ha una risposta. I vantaggi che abbiamo ottenuto con le politiche turistiche non vanno persi, vanno recuperati, e bisogna comunque tenere alta l'attenzione e la capacità di investimento sulla leva turistica. Questo però ci deve, questo, l'emergenza coronavirus ha messo in chiara evidenza che in un sistema in cui ancora noi non sappiamo quando usciremo dall'emergenza virus, perché ci siamo ancora dentro, fino al 31 luglio siamo dentro, noi dobbiamo pensare a rivalutare, come ha giustamente indicato lei, tutto il sistema produttivo. E io suggerisco di puntare sicuramente al sistema produttivo classico del manifatturiero, e specialmente quello orafo, con sistemi di incentivazione. Sapete che il Comune di Arezzo, insieme a una delle categorie artigianali che si occupano di oro, ha fatto un progetto per recuperare alcune professionalità che altrimenti andavano perse. E siamo, diciamo, nel centro di questo tipo di sostegno alle aziende, e avevamo cominciato prima del coronavirus, adesso sta venendo a buon uso quella struttura. Ma credo che dobbiamo puntare comunque ancora di più su quella che sta diventando un'eccellenza, cioè quella delle nuove tecnologie. La nostra gente si sta riciclando in maniera molto attenta, molto puntuale, su produzioni di tipo non convenzionale, che hanno il solo difetto che impiegano poche persone, anche perché sono fatti in ambiente assolutamente rarefatto e molto spesso comandato dalla informatica. Questo non vuol dire che non debbano essere aiutate e incentivate. Si può lavorarci sopra per portarle a crescere sempre di più e a creare una rete di assunzioni, di recupero di personale dal nostro territorio, che sarebbe fondamentale anche per assorbire quelle eccedenze che il sistema tradizionale di produzione sta mettendo in grossa difficoltà. Allora, un'altra questione: in questi 5 anni la viabilità, la logistica, non c'è stato dei grossi cambiamenti, quindi la Due Mari non è stata fatta, il raccordo autostradale non è stato fatto,
e vabbè, la viabilità regionale, poi c'è l'area Lebole che è sempre lì, avete iniziato i lavori della rotatoria lì accanto al centro affari, ma insomma è lì. Ecco, qualche poteva fare di più e soprattutto cosa intende fare, perché fra 5 anni non siamo sempre in questa situazione? Beh, sicuramente dare un impulso a queste opere. Ora lei ne ha citate molte, le più importanti, la Due Mari, il raccordo autostradale, che non sono nella competenza comunale. Del raccordo autostradale solo il tratto finale, quello più vicino alla città, è in mano all'amministrazione per il tramite dell'iniziativa della diciamo della ex Lebole, la quale è al palo. Proprio in questi giorni io mi sono smessaggiato con Marco Carrara cercando di ristabilire con lui un contatto a valle dell'emergenza coronavirus per cercare di trovare il modo di far partire quell'iniziativa che lui mi dice essere ormai consolidata dal punto di vista dei contratti, di avere anche il costruttore individuato, che manca soltanto di pochi affinamenti che non si sono potuti determinare per effetto del coronavirus. È un discorso da far ripartire. Guarda che tutta l'operazione Lebole, tutta, è un'operazione da diverse decine e anche centinaia di milioni di euro, quindi è un'operazione importante per la città, non solo per i livelli, diciamo, occupazionali che garantirà alla fine, ma anche per tutta la fase di realizzazione. Quindi io mi auguro veramente che si riesca a smuovere questa bella iniziativa. Circa le infrastrutture statali e regionali, io dico la verità, visto che lei mi interroga anche come candidato a sindaco, anzi soprattutto come candidato a sindaco, io mi auguro che in regione la leadership cambi e si possa veramente cominciare a pensare e a ragionare in maniera diversa da come si è fatto fino ad oggi. Senta, il tempo è tiranno, velocemente le frazioni si sentono abbandonate, si sono sentite abbandonate soprattutto in epoca di Covid, perché negli anni purtroppo sono venuti in molte piccole frazioni, è venuta meno la bottega, è venuto meno il bar, e quindi chiuse in quel modo si sono trovati veramente in difficoltà. Ecco, cosa pensa di poter fare anche in relazione a questo e anche nell'immediato, no? Anche perché qui c'è il pericolo, che speriamo di no, ma che ci ritroviamo. Io devo dire però che questa amministrazione non ha mai lasciato nessuno solo. Cioè noi con i nostri servizi sociali abbiamo raggiunto tutti coloro, soprattutto gli ultra 65 anni, che avevamo raccomandato rimanessero a casa, che avevano bisogno di andare a fare la spesa, che avevano bisogno di medicine. C'è stato il progetto Nonni Sicuri, che è partito nell'immediatezza del lockdown, che ha dato assistenza un po' a tutti. Il fatto però che nelle frazioni l'ufficio postale sia rimasto chiuso e il tema dei negozi dia una risposta limitata è un problema oggettivo che, diciamo, non ha una risoluzione immediata. Il comune che cosa fa? Fa da buon padre di famiglia, ti viene a aiutare sul posto quando ne hai bisogno, non ti può mettere lì un supermercato. I supermercati, quelli che ci sono nei grandi centri. Quello che possiamo fare è mettere insieme, ripeto, nelle condizioni di emergenza, un sistema di supporto per far sì che soprattutto le persone più deboli non debbano muoversi da casa. Ma questo è un tema che abbiamo affrontato mesi fa, che mi auguro di non dover riaffrontare a ottobre, e con questo ho già detto come penso che possano andare a finire le elezioni. Certo si è che il virus in questo momento non è ancora completamente debellato. Allora, non abbiamo più tempo, però ci sono i giovani che si lamentano molto di questa sua legislatura, diciamo, e consigliatura di questi 5 anni. Allora io la invito a una diretta su Instagram nei prossimi giorni, in maniera tale che affrontiamo e proviamo a parlare con i giovani. Mi pare bene, assolutamente. Ok, e niente, a questo punto io le lascio la parola, se vuole per un saluto, vuole aggiungere qualcosa, le lascio la parola. Grazie, un saluto a tutti i miei cittadini. È un saluto extraordinario questo, io lo faccio tutti i lunedì sera alle 18:45, ora qui siamo fuori orario, mi fa piacere dir loro che sono veramente orgoglioso di essere il loro sindaco. Il comportamento che tutti abbiamo tenuto durante l'emergenza del virus ci ha fatto onore e ha portato il risultato che siamo una delle prime città che è uscita dalla stretta del contagio virus. Teniamocelo stretto sto risultato, evitiamo per quanto possibile ancora per un po' perlomeno il tema degli assembramenti, il tema della
mancanza di uso della mascherina. Per il resto, cari ragazzi, ci aspetta un'estate calda, un'estate nella quale, voi sapete, l'anfiteatro, l'amministrazione in tre balletti è riuscito a organizzare 18 eventi, gran parte musicali e non soltanto musica classica, musica lirica, musica pop, musica rock. Ci sarà il concerto di Pupo, che sarà il primo e unico concerto dal vivo in Italia, e quindi siete tutti invitati a venirci a trovare all'anfiteatro dal 23 di luglio fino a fine agosto. Per il resto credo che ci saranno occasioni anche successive per rivedersi e parlare dei programmi dell'amministrazione. Sappiate che il sindaco è sempre con voi e che nel prossimo futuro vi farà sempre la stessa raccomandazione di lavarsi le mani, tenersi la mascherina, stare separati, e vedrete che ce la faremo. Bene, allora io le ho messo tutti i commenti estremamente positivi dei suoi, presumo, anche lettori, quindi grazie, veramente è stato un vero piacere, e presto ci vediamo in una diretta Instagram, faremo sapere in maniera tale che i giovani sceglieremo anche l'orario, sarà un po' tardi la sera, però per parlare ai giovani bisogna anche andare incontro alle loro esigenze. Va bene, grazie. Grazie Alessandro Chinelli, grazie. Ciao. A tutti i nostri ascoltatori.